L'ho guardato negli occhi e non ho avuto bisogno di chiedere altro. Un atleta non mente. Così il personal coach di Alessandro, uno dei due imputati nel processo per la morte di Martina Rossi, chiamato questa mattina a testimoniare dalla difesa. Il ragazzo campione di motocross assieme a Luca è accusato di aver provocato la morte della giovane studentessa precipitata dal sesto piano di un hotel delle Baleari il 3 agosto 2011, secondo l'accusa a seguito di un tentativo di stupro. L'allenatore in aula ha raccontato di un colloquio a quattro occhi con Alessandro ad un mese dalla tragedia. Il ragazzo in quel momento gli parlò di una disgrazia, raccontando che Martina quella notte all'interno della camera 609 dell'hotel Sant'Anna prima iniziò a delirare, lui poi cercò di consolarla ed infine si precipitò dalle amiche a chiedere aiuto. A quel punto il drammatico volo dal sesto piano dell'albergo, in camera era presente solamente Luca. Insomma, la stessa versione data sino ad oggi da due imputati, la stessa verità che questa mattina hanno raccontato in aula anche gli amici di Una vita di Alessandro e Luca, che lo hanno descritto come un bravo ragazzo che non ha mai avuto problemi. Hanno detto: non abbiamo ritenuto di andare oltre perché lo sguardo parlava da solo, insomma, li conosciamo da quando sono nati, ci sono sembrati assolutamente sinceri in quello che dicevano e che non ci fosse bisogno di ulteriori approfondimenti o richieste. Sono dei bravi ragazzi che l'unica cosa che non fanno è trovare il tempo di raccontare ai giudici, ecco, cosa hanno fatto, come andava avanti il processo, cosa è successo. Ascoltata anche un'amica di Martina Rossi, una compagna di università, che invece non riesce a credere all'ipotesi del gesto volontario. Ma felicissima, non era mai stata all'estero, non era mai stata via da sola. Ha detto: vado via con queste due mie amiche, i miei genitori mi hanno dato finalmente, vado a Palma di Maiorca. Cioè, era un altro mondo. Perché non è possibile si sia suicidata durante questa vacanza? Da quando come l'ho conosciuta io, non era una persona che poteva dare questa impressione, assolutamente no.